Buongiorno, buona settimana, ben ritrovati con TG Mattino, lunedì 12 aprile. Veniamo subito dunque alle prime pagine dei quotidiani, partendo dal Corriere dell'Umbria. L'argomento principale riguarda la scuola con i rientri che iniziano proprio da oggi per quanto riguarda anche diverse strutture, 9.000 senza vaccino. Figliuolo sospende la campagna per completare gli over 70. Oggi molti operatori tornano in classe e non hanno ricevuto la prima dose. Al centro la fotonotizia riguarda le palestre chiuse, istruttore in sciopero della fame, qui in foto Vittorio Di Claudio, personal trainer, parla di un settore dimenticato e lasciato totalmente senza ristori. La cronaca, mamma di 27 anni muore dopo una festa a casa di amici. Una donna sudamericana è deceduta ieri mattina in un appartamento a Fontivegge. Ipotesi alcol o droga, indaga la squadra mobile. A Perugia, strada per la tomba etrusca bloccata dai rifiuti. E poi ancora San Gemini, ragazza di colore insultata, sindaco chiama i carabinieri. A Umberti dei ladri rubano in camera con i proprietari in casa. Quindi le notizie di carattere sportivo che vedremo in maniera assai approfondita nella seconda parte di rassegna. Ternana, anche la Turris va KO e record di punti in Serie C per quanto riguarda le fere. Grifo rimonta da urlo, ribaltata la Triestina 2-1 con due reti nel finale. Sir, patto scudetto, Atanasevic torna protagonista, scrive il Corriere. Mentre ancora tornando al calcio, Padova Gubbio 1-0 tra le polemiche, e poi squadre umbe tutte sconfitte invece in Serie D. Passiamo alla Nazione invece per quanto riguarda la pagina regionale. Il prete innamorato, e questa è la fotonotizia centrale, annuncia alla messa, Don Riccardo lascia la tonaca. Quindi giovane madre morta a casa di amici, la polizia indaga su una festa a base di alcol e forze droga nella zona di Fontivegge. La campagna vaccini, ancora problemi con Pfizer, l'Umbria blocca tutte le categorie. A Foligno ucciso dal virus l'avvocato Cesare Augusto Mazzoli. Quindi il fronte della ripartenza, ritorno in classe per 16.000 studenti di seconda e terza media. Per quanto riguarda invece bar e ristoranti, il miglior ristoro è farci riaprire, ha detto Confartigianato. Sotto la testata, a parlare proprio una ristoratrice di Norcia, per noi niente aiuti, dichiara la beffa dei mancati incassi durante il terremoto. Nei box in basso la cronaca da Umberti, de casa svaligiata, i proprietari guardavano la TV, l'allarme sui social, l'abitazione messa a soqquadro e rubati soldi e gioielli. E poi la Deruta, la tragica storia avvenuta sabato sera, muore folgorata a 42 anni davanti al padre. Nicola Sisani stava potando un cipresso con una piattaforma aerea. Veniamo al Messaggero, dunque, muore per l'alcol dopo due feste illegali, giovane badante trovata senza vita a Fontivegge. Fondi in ritardo invece, punito dirigente, l'ASL 1 conferma il provvedimento disciplinare, tempi lunghi per l'assegno ai disabili, famiglie in difficoltà per mesi hanno fatto da sole, fondi 2020 ok, ma è giallo per il 2019, si legge sempre sul Messaggero. La fotonotizia riguarda ancora la ristoratrice Stefania Borrini di Norcia, sisma e Covid beffati due volte, Draghi ci aiuti, vaccini scatti il nuovo piano, ecco a chi tocca la prima dose. Scuola si riparte in 75.000 ma con grande attenzione. Poi ancora a Terni, furto fa scoprire le pratiche INAIL dimenticate, sempre da Terni, lavoro in un anno, si sono persi quasi 3.000 posti. E poi le notizie di carattere sportivo sotto la testata con il Perugia, con la Triestina, rimonte sorpasso in extremis, finisce 2-1 per il Grifo. Ternana, basta una rete di vantaggiato per centrare un nuovo record, quello degli 87 punti, primato assoluto di ogni epoca in Serie C. Il Gubbio invece giù a Padova, figuraccia per il Foligno che cade 2-1 al Blasone contro Follonica Gavorrano. Questo dunque per quanto riguarda le notizie
notizie in primo piano con le testate dei quotidiani. Veniamo al nostro solito tour online www.trgmedia.it. Il post Padova Gubbio, le parole di mister Torrente, gara condizionata da episodi controversi, ma abbiamo giocato alla pari con la capolista. All'interno link con servizio e interviste, con una gara finita 1-0 appunto per la capolista, che ha visto il Gubbio reclamare soprattutto per due mancate espulsioni, una nel primo tempo di Saber già ammonito per un fallo a centrocampo su Megelaitis qui in foto, e un'altra sempre su per il Gubbio con Mandorlini, anche in quel caso già ammonito, che aveva fermato Masa nella ripresa. Poi a decidere la partita è stato un rigore di Chirico ad inizio di secondo tempo. Scorrendo la home tutte le altre notizie con il nostro archivio video sempre aggiornato www.trgmedia.it. tuttooggi.info, il tragico incidente a Deruta, shock per la morte di Nicola Sisani. Quindi ancora le altre notizie: Usl'Umbria 2, grosso guasto informatico, problemi per analisi e radiologia, si è spento per Covid l'avvocato Cesare Augusto Mazzoli, Foligno e Spoleto in lutto. Veniamo a Umbria 24, ancora vaccini, cambio di passo su settantenni e fragili, e da lunedì AstraZeneca anche agli ottantenni. Sabato record con 7200 dosi iniettate, scardo ordinanza Figliuolo, stop a prof e forze dell'ordine. Scendono ancora positivi ricoverati, restano da zona rossa Gubbio e Valnerina. Ieri a Gubbio 14 nuovi casi e 14 guariti. E poi ancora Ternane Perugia in primo piano per quanto riguarda il calcio, sorpresa la cascata delle marmore, scoperto geranio unico in Italia, la scuola c'è in presenza, non spegnete i nostri ragazzi, Umbri in piazza a Roma. Veniamo quindi anche a Perugia Today con l'ordinanza Figliuolo anche in Umbria, ecco chi potrà prenotare da oggi e quali vaccini saranno assegnati a under e over 60. Poi la mappa del Covid, il sondaggio in Umbria, centrodestra al 57%, centrosinistra al 35,8%, servono idee e progetti credibili, invece solo liti, ha detto Fora, capogruppo di Patto Civico. Quindi poi scorrendo la home tutte le altre notizie, ospedale di Perugia, superate le 15.000 vaccinazioni anti-Covid, Gesenu, lavori finiti, cattivi odori arginati e basso impatto degli impianti a Perugia. Veniamo a Gualdo News, test serologici gratuiti, prossima seduta giovedì 15 aprile, l'ordinanza Figliuolo anche in Umbria da lunedì si accelera su over 70 e fragili. E poi prestigioso riconoscimento del Rotary Club al dottor Massimo Montironi, anche a Fossato di Vico, la riapertura della scuola d'infanzia Il Piccolo Principe, che vedremo anche stasera nel nostro TG. Ma torniamo alle notizie in primo piano di carattere nazionale, ripartendo dal Messaggero. Il piano per ripartire per quanto riguarda l'economia e il suo rilancio, The Horse, prenotazioni, a teatro si andrà con il tampone. Oggi il CTS in settimana cabina di regia verso il superamento del parametro giallo. Ripresa graduale, ha detto il ministro Speranza, non possiamo bruciare le tappe, ipotesi aperture a maggio. Dunque, essenziale la campagna vaccinale, si lavora anche al ritorno negli stadi con capienza del 30%. Mascherini, intanto indagato Arcuri, ignorate offerte vantaggiose, continuerò a collaborare, ha detto lo stesso Domenico Arcuri. Convocati dai PM gli imprenditori che proponevano i dispositivi a metà prezzo rispetto a quelli comprati. Quindi i ristoratori che non ci stanno, dare a tutti gli stessi diritti. Calugi della FIP, è discriminante far riaprire solo chi ha la possibilità di avere tavoli all'esterno. Oggi allarme per il raduno bis a Roma e Confcommercio prende intanto le distanze. La prenotazione obbligatoria piace, ma no al pagamento del conto solo con strumenti digitali. Dunque questi casi intanto accertati in Italia con il vario incremento giornaliero. In Umbria siamo a più 135, tra le più basse dello stivale. Sostegno alle piccole imprese, indennizzo sui costi fissi in alternativa al fatturato. Dunque ancora la scienza e le decisioni, sempre dal Messaggero. Sì alle attività esterne, solo lo 0,1% dei contagi avviene all'aria aperta. Report irlandese che conferma tale statistica, la pericolosità del virus dipende dalla sua concentrazione. Fuori gli aerosol si diluiscono subito, buon anno, basta la distanza di 1,5
metri, questo per quanto riguarda dunque l'area aperta. Quindi dalla Nazione, la situazione sulle profilassi, vaccini in ritardo, un conto da 270 miliardi. Gli analisti di Etaceis, addio alla ripresa post pandemia, se l'immunità di gregge fosse raggiunta solo verso fine anno, dichiarano. E poi ancora, gli anziani, il prezzo più alto, si potevano salvare 6.400 vite. Lo studio dell'ISPI, sbagliato il criterio delle priorità, il numero dei decessi evitabili è destinato a crescere. Nell'immunizzare la fascia fra 70 e 79 siamo molto indietro, appena il 16,9% è stato tutelato. L'Italia arranca, gli altri accelerano, solo 5 paesi dell'Unione Europea peggio di noi, segnala sempre la Nazione. E poi il ritorno sui banchi, sempre dalla Nazione, i presidi, vaccinati o no, i prof vadano a scuola. Rusconi contro la sospensione delle dosi agli insegnanti, errore, ma serve responsabilità. E oggi atteso un faccia a faccia tra il MIUR e i sindacati. Quindi, tornando al Messaggero, la ripartenza del Centro Italia, intervistata anche la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che parlando appunto del fare rete per quanto riguarda la zona centrale dell'Italia, dalla sanità agli aeroporti, parla anche dell'Umbria, citando proprio gli aeroporti. Nell'area del Centro Italia ci sono molti aeroporti, ma quasi tutti campano ma non muoiono, come si dice dalle nostre parti. Roma, Firenze e Perugia sono poli di attrazione senza pari, cui potrebbe convenire poter contare su un retroterra competitivo, ha detto proprio la sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Quindi, venendo alle notizie di carattere regionale, dal Corriere dell'Umbria, 9.000 operatori scolastici senza vaccini. Con la circolare Figliuolo cambia tutto, sospese le somministrazioni per tutti tranne over 70-80, fragili e caregiver. Dunque, per quanto riguarda le profilassi, da oggi Pfizer va agli under 60 e fragili, mentre agli over 60 va AstraZeneca senza distinzioni di categorie. Stamani sui banchi altri 16.142 studenti delle medie e mercoledì toccherà alle superiori, ricordi il Corriere. Medici di base, in due giorni 7.500 dosi ai 70-79enni, oggi incontro tra farmacisti e regione per firmare il protocollo sulle somministrazioni, ieri ulteriore calo dei ricoverati Covid. E poi sciopero della fame per le palestre senza ristori. Le parole del personal trainer Vittorio Di Claudio: per noi niente sostegni, ma ogni mese dobbiamo continuare a pagare affitto e bollette. Il personal trainer perugino non mangia da 5 giorni, solo acqua e 20 grammi di proteine solubili a pasto, scrive il Corriere. Intanto la delegata ANIF, che sarebbe l'Associazione Nazionale Impianti Sportivi e Fitness, che fa capo a Confindustria per quanto riguarda l'Umbria, Barbara Carli, dichiara: lo sport aiuta a combattere il virus, sperando quanto prima dunque sia nei ristori ma anche in una riapertura. Fuoco intanto tra le vigne per salvare il Sangiovese. Riccardo Cini racconta come nelle campagne di Piegaro protegge le sue viti dalla gelata della notte, proprio con un falò. Questa è la tecnica utilizzata dall'azienda Cini di Piegaro. Visita agli impianti Gesenu, eseguiti i lavori per 8,5 milioni. E poi la politica, sempre dal Corriere. Centrodestra in Umbria, record di consensi. Secondo il sondaggio BD Media, il 57% delle preferenze alla coalizione con PD e 5 Stelle, attribuito il 35,8%. Veniamo alla Nazione. Figliuolo blocca tutte le categorie, l'Umbria si adegua e ricomincia. Ancora problemi per i fragili che devono essere immunizzati con Pfizer. Difficile prenotare, la regione ha usato quasi l'83% dei vaccini, ma da oggi si cambia. Stop a insegnanti e forze dell'ordine. Venerdì sono previste le prime 2.500 dosi da consegnare ai medici di famiglia con il vaccino Johnson & Johnson, mentre a Città di Castello riparte il punto vaccinale alla Salviani. Al Santa Maria già 15.000 somministrazioni, c'è un team itinerante nei reparti. A Perugia, sindaco assessore alla Gesenu, come abbiamo visto. Ripartono anche le scuole, rientro per 16.000 oggi in classe seconde e terze medie. Molte famiglie non fanno fare il test ai figli, paura di quarantena. Anche la Nazione ricorda Augusto Mazzoli, stroncato dal virus. Foligno in lutto per la scomparsa del noto legale. Il centrodestra
diverse intanto può stravincere in Umbria, lo dice un sondaggio: se si andasse alle urne per il governo nazionale, il 57% sceglierebbe la coalizione Salvini-Meloni-Berlusconi. Mamma morta dopo una festa, polizia indaga su droga e alcol. 27enne trovata senza vita nell'abitazione di amici alla stazione di Fontivegge. Il compagno e i figli piccoli erano tornati a casa. Il PM dispone l'autopsia sul corpo. Intanto, bambino ingerì marijuana, genitori sotto accusa, compariranno il prossimo 15 aprile davanti al GUP. Due sudamericani di 28 e 24 anni. Ancora. Il GIP mette lo stop, mancano gravi indizi e pericolo di fuga per quanto riguarda la banda dei finti agenti. Accolta la richiesta di arresto solo per Tony Udorovic per due rapine, identificato perché claudicante. Veniamo al Messaggero, i nodi della sanità, disabili per i soldi in ritardo, punito un dirigente della ASL 1. L'azienda conferma il provvedimento, c'è stata una sanzione disciplinare. La direzione ha pagato tutto il 2020, Federconsumatori, ma il 2019 no, si legge sul Messaggero. Intanto situazione legata alla profilassi, così anticipate le nuove regole a chi va alla prima dose, in ospedale 15.000 vaccinazioni, quindi ospedali, letti in corridoio ma meno ricoveri Covid, sempre sul Messaggero in primo piano. Quindi il ritorno sui banchi, scuola si riparte in 75.000 fiduciosi, ma con attenzione, qualche preoccupazione per lo stop al personale che deve ancora vaccinarsi, si legge sul Messaggero con la volata sui banchi, questo grafico che fa il punto sulla situazione. Oggi a scuola 75.684 studenti, giorni di scuola fatti 163, da fare 46. Cassetta della CISL, coordinare la priorità per i fragili con chi farà la seconda dose. Su 55.019 test antigenici fatti dagli studenti nelle farmacie, 364 positività. Ancora. Bid di media, intenzioni di voto, centrodestra record in Umbria, stilettate sul PD dagli alleati. Congresso Dem, avanti con il dibattito online, a fine mese l'elezione dei segretari per quanto riguarda la politica, dunque il quadro politico in Umbria. Ulteriori approfondimenti di carattere regionale sul Corriere dell'Umbria, muore mamma 27enne, ipotesi alcol o droga, come abbiamo già visto, indaga la polizia sul fatto di Fontivegge, sono due parti di sabato nella zona della stazione Perugina per cui sono intervenute le forze dell'ordine. Bimbo ingerisce droga, genitori a rischio processo e poi Aderuta ucciso da una scarica elettrica a 42 anni. Quindi finti carabinieri, non mette la mascherina che se la perdi c'è il DNA, le conversazioni della famiglia Udorovic al centro dell'inchiesta sulla banda dei rapinatori, tutti sapevano delle attività illecite, scrive il Corriere. Quindi ancora da Perugia, evasione Tari, in arrivo 700 avvisi per il recupero di 300.000 euro. Guerra ai furbetti, sostegno alle imprese più danneggiate dall'emergenza sanitaria, il piano del comune, in foto l'assessore Cristina Bertinelli. Sacchi pieni di rifiuti, bloccano la strada per la tomba etrusca, scempio ambientale a San Giovanni del Pantano, come si può evincere anche da questi scatti, mentre la Torre degli Sciri si è illuminata di rosso. Il comune aderisce all'iniziativa dell'Aido per sensibilizzare sulla donazione degli organi. Veniamo quindi anche al Messaggero, troppo alcol, muore in casa dopo due feste fuori legge, sciocca Fontivegge, 27enne badante, perde la vita nell'appartamento di un'amica. Il primo festino in via Mario Angeloni era stato segnalato dai vicini ai carabinieri. Una decina le persone identificate, nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia. Corso Cavour, parti in vie nascoste e terrazze, sempre più difficile rispettare le restrizioni, giovani in piazze sopra le auto in via Birago. In 100.000 intanto pronti a donare organi, tema cruciale. Gesenu, visita di Comune Auri dopo il restyling da 8.5 milioni per quanto riguarda dunque Perugia. E poi anche il Messaggero riporta: ha visto morire folgorato il figlio, il dramma Sant'Angelo di Celle, i due stavano potando un cipresso, il cestello ha toccato i fili dell'alta tensione. Nicola Sisani, 42 anni, stava manovrando da terra il mezzo su cui il padre era salito, indagini sull'errore in corso.
Veniamo dunque alla pagina anche dei territori, ripartendo dalla Nazione: muore folgorato per potare un cipresso, il fatto che abbiamo appena visto anche dal Messaggero lo riporta anche la Nazione, stava lavorando con il padre quando l'attrezzo metallico per il taglio ha urtato i cavi dell'alta tensione, sotto shock il genitore che si trovava nel cestello, portato in salvo dopo 40 minuti. I territori dunque da Gubbio, l'INPS, l'ufficio trasloca ma la segnaletica disorienta gli utenti. La vicenda riguarda la sezione a servizio del comprensorio Gubino, disagi e proteste perché le indicazioni rimandano alla vecchia sede INPS. E poi da Umbertide, i ladri svaligiano la casa mentre loro guardano la TV. Il raid nella serata tra venerdì e sabato, la famiglia una volta scoperto l'accaduto ha lanciato l'allarme anche via social. Da Norcia il sisma, poi il virus, non ce la facciamo più. Appello di una ristoratrice di Norcia al premier Draghi: per noi niente ristori, i parametri di riferimento sono sbagliati e vanno riconsiderati, ha detto Stefania Borrini nel suo grido. Veniamo da anni drammatici e chiediamo solo di poter sopravvivere. Da Foligno, per noi artigiani il miro aiuto in tempi di Covid è consentirci di riaprire in sicurezza. Le parole da parte di Morris Fiorelli di Confartigianato Foligno: bar e ristoranti non alimentano i contagi, ci sono protocolli preventivi efficaci. Quindi da Assisi, Villa Gualdi: riqualificazione necessaria, dobbiamo ringraziare chi ha voluto intraprendere l'iniziativa, ha detto Antonio Lunghi, consigliere di opposizione, che parla proprio dell'intervento in corso a Villa Gualdi di Assisi. A Foligno possibili interruzioni sulla fornitura idrica, mentre a Cannaro un incidente, auto si capovolge, ferita una donna, in località Le Fornaci nel Cannarese. Veniamo dunque a Terni: guerra aperta ai furbetti dei rifiuti, pugno duro del comune, fototrappole, videosorveglianza, pattuglia in borghese e verifica nelle banche dati. Si legge sulla Nazione. Ancora a Terni, Centauro precipita in un dirupo e si frattura, è stato salvato dai vigili del fuoco. La politica ternana: la Lega ringrazia Saltamartini, si è spesa per Terni, auguri di un buon lavoro a Nunzi all'indomani del cambio al vertice del coordinamento. Quindi Castelviscardo, sentieristica, convenzione tra Comune e CAI, il sindaco Longaroni: il nostro territorio è ricco di bellezze paesaggistiche da scoprire. Veniamo dunque al Corriere dell'Umbria, da Umbertide, con proprietari in casa, i ladri colpiscono lo stesso. Il colpo tra la Pian d'Assino e Pier Antonio in una villetta in collina, è il secondo caso in pochi giorni in alta valle del Tevere. E poi l'imprenditore scomparso, parliamo del caso Davide Pecorelli, ormai scomparso durante il periodo natalizio, inizio 2021. Dalle ossa niente DNA, ha chiesto un altro plico di resti a Tirana, dove l'ex arbitro nonché imprenditore era proprio andato per affari e da lì non si sono più avute notizie. Veniamo dunque a Foligno, sempre dal Corriere: ristoratori allo stremo, lavoro fermo, asporto inutile e incertezza sul futuro. Situazione critica ma nessuno si arrende, le parole proprio di un ristoratore: Berti, ho creato app apposite e assunto un social media manager per cercare appunto di venire incontro alle esigenze. Da Foligno ancora: donato monitor al reparto di pediatria, acquistato dall'associazione Oasi, che da 12 anni assicura l'attività di clown terapia all'ospedale. Da Gualdo Cattaneo, bilancio, riduzione delle tasse, bonus nascita, mentre rifiuti abbandonati nel prato davanti al cimitero di Scopoli, sempre nel Folignate. Venendo a Spoleto, turismo, pronte due nuove aree camper, a giugno l'inaugurazione delle 30 piazzole realizzate in via Fratelli Cervi e nel parcheggio della Ponzianina in via del Tiro a Segno. Mancano soltanto gli interventi di asfaltatura delle strade di accesso. Quindi ancora evento green in bici lungo la Spoleto Norcia in occasione del festival, dall'8 all'11 luglio alla riscoperta del percorso della vecchia ferrovia tra paesaggi unici e antiche abbazie della Valnerina.
Due mondi, più spettacoli durante la settimana, assicurati dalla mamma, con cui è stata confermata la collaborazione per la 64esima edizione del Festival Spoletino. Veniamo a Terni anche dal Corriere dell'Umbria. Lavori per le piste ciclabili, viabilità rivoluzionata. Oggi si comincia con Via del Cassero, dove non si potrà transitare né parcheggiare. Rispettiamo i divieti, finiremo presto, ha detto l'assessore Salvati. Intanto USL Umbria 2, il sistema informatico è andato fuori uso, niente referti online e analisi solo urgenti. Ancora da Terni, anzi nella circostanza da San Gemini, insulti razzisti a una ragazza e il sindaco va dai carabinieri. La giovane sarebbe stata apostrofata per strada, nera con una G in mezzo, condanna unanime, si legge dunque per quanto riguarda questa situazione di razzismo a San Gemini. Cade dalla moto da enduro e si rompe una gamba, ricoverata al Santa Maria un 23enne di Ferentillo, soccorso ieri mattina in una mulattiera dai vigili del fuoco e dal 118. Risultati eccezionali, le due anni con voi, vinte tutte le elezioni, salta Martini e dunque la politica ternana saluta Lega Terni dopo la sostituzione con Nunzi. La grande primavera ternana intanto celebrata da Simona Angeletti, un'opera dell'artista dello Zoo di Simona, simbolo della speranza di rinascita post-Covid, ma il comune l'ha scelta anche per festeggiare proprio la Serie B della Ternana. A Orvieto ora i parcheggi si pagano direttamente dal telefonino. Accordo tra comune e Easy Park, basta scaricare un'app come nelle grandi città. A Narni, esibizione a sorpresa degli sbandieratori in città e nelle frazioni. Mercoledì omaggio agli amici del gruppo, proprio degli sbandieratori scomparsi. Veniamo anche al Messaggero, il giallo Pecorelli, resti inutilizzabili per poter eseguire l'esame del DNA. Assisi, che rischia di uscire dalla lista dei luoghi patrimonio dell'umanità. A Umberti dei ladri fanno rumore e fuggono con un magro bottino, mentre a Gubbio, Gubbio e anche Perugia piangono la morte di Antonio Marionni, trattò per salvare i 40 martiri, qui in foto proprio Antonio Marionni che fece da interprete al vescovo Ubaldi per cercare di salvare i 40 martiri in quel giorno all'alba del 22 giugno 1944, è venuto a mancare proprio nella giornata di ieri il professor Marionni a 96 anni. Veniamo quindi ancora a, in questo caso, Norcia, beffati due volte, ci aiuti Draghi, l'appello di una ristoratrice di Norcia al Presidente del Consiglio, il paradosso dei terremotati esclusi dai ristori, parametri da rivedere, qui proprio in foto Stefania Borrini che si è appellata al Premier. Rivoluzione a Campello, Guerrini nuovo vice sindaco, a 67 anni muore per Covid l'avvocato Cesare Mazzoli, Foligno e Spoleto in lutto. Da Terni dunque, errore nelle prenotazioni, code di ore per i vaccini, anziani e fragili in fila al freddo, troppi gli inviti allo stesso orario, attese e rabbia. Pronti a dare 500 fiale al giorno, ma il resto non dipende da noi, dicono dalla ASL. Io disabile non esisto, niente dose al mio caregiver, la denuncia proprio da chi è parte in causa della vicenda legata alla profilassi, poi faccia a faccia in garage con il ladro, poi la scoperta. Decine di pratiche dell'INAIL abbandonate da tempo. La denuncia di un'inquilina del palazzo di Via Turati, dove l'ente ospita gli uffici. Dopo il furto, insieme ai carabinieri, abbiamo trovato i documenti con i dati sensibili di centinaia di persone. Questo dunque per quanto riguarda Terni. Ancora, prima di andare e fermarci un attimo, lavoro, persi 3.000 posti in un anno. Indagine AUR, Terni paga il conto più salato, crollo anche delle ore lavorate in un periodo con i licenziamenti bloccati. Lavoratori dipendenti in calo, aumento degli autonomi, diminuiscono i disoccupati, ma allarme per gli inattivi. Infortunio da Covid, un morto su 264 denunce, picco per quanto riguarda la sanità. E poi il linguaggio Braille insegnato ai piccoli dell'elementare, l'insegnante Torcolini, i nostri bimbi sono gli adulti del futuro, immaginare che siano portatori di inclusione accende la speranza, ha detto. Questo dunque per parlare anche dai comprensori sui quotidiani, dei fatti principali. Ora ci fermiamo solo qualche istante, piccolo spot ministeriale, poi torniamo. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa, che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te.
L'album del Corriere dell'Umbria, l'Appennino che verrà, l'impegno di un prete e di un gruppo di giovani tra un antico mulino e una piccola comunità. Torna il grano nei campi di Morenecchia, ridiamo il via alle macine, questo motto tradotto in dialetto è diventato il nome dell'associazione di promozione sociale Ardal Via alle Macine. A Morenecchia, un grappolo di case vicino a Morena, frazione di Gubbio, esultano per il successo degli 8.000 pacchi di pasta prodotti e consumati tra il 2020 ed oggi. Qui anche alcuni scatti proprio di Morenecchia, dove l'antico mulino del torrente Certano che per secoli ha mosso proprio le pale di Morenecchia. Intanto la formula di Agnese Benedetti, presidente di Uncem Umbria, è fondamentale, un patto tra montagna e aree urbane, ha detto. Ancora, sempre dal Corriere, dall'album del Corriere dell'Umbria, i distretti del cibo arrivano in Umbria e valorizzano prodotti tipici e territori. Un incontro organizzato dall'Istituto Agrario Ciuffelli di Todi ha fatto il punto su varie esperienze. Il GAL Trasimeno Orvietano è già operativo, quello della Media Valle del Tevere fa progetti concreti proprio sulla questione, con il GAL che appunto sta cercando di andare avanti. Stefano Berti ha illustrato l'esperienza della Val Cecina, l'Università di Perugia avrà un ruolo fondamentale, l'impegno anche dell'assessore regionale Morroni per quanto riguarda i distretti del cibo in Umbria. Questo per quanto concerne anche la pagina legata agli eventi, in questo caso più che altro di carattere paesaggistico e enogastronomico. Ora però ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con un'ampia seconda parte, sport e calcio in primo piano.